ci siamo occupati della realizzazione dei retrofit in carena per applicare ali retrattili foil a tutte le imbarcazioni plananti. Nella fattispecie abbiamo realizzato un sistema di recesso in carena per poter nascondere a filo di carena le ali, quindi l'imbarcazione sarà dotata sia di omologazione tradizionale, quindi di natante, e sia come ali scafo. L'imbarcazione in questo caso viene modificata realizzando queste tasche sia a prua che a poppa, facendo un'analisi preventiva dell'imbarcazione dal punto di vista dell'inerzia e della posizione del baricentro. Questo noi lo facciamo a costi contenuti, e per cui imbarcazioni che fanno navigazione per più di 150 ore l'anno avranno sicuramente interesse ad applicare tale tecnologia che ripagherà l'intervento nel giro di pochi anni. Pochi anni significa anche 2-3 anni di esercizio, grazie all'abbattimento dei costi di esercizio del 50%, vista la tecnologia foil che abbatte l'attrito idrodinamico dell'imbarcazione stessa. Con la tecnologia delle ali foil retrattili abbiamo fatto diversi step di crescita a livello aziendale. Abbiamo sia avuto l'opportunità, grazie alla Regione Campania, di accedere al bando per il trasferimento tecnologico per realizzare anche un'imbarcazione full electric, e questo è un enorme vantaggio per lo sviluppo proprio dell'elettrico e per mare e anche per la sostenibilità in ambito marino. Successivamente adesso abbiamo avuto anche un altro decreto attuativo per poter realizzare proprio un investimento industriale per la realizzazione di imbarcazioni in alluminio. Abbiamo capito che con l'alluminio siamo maggiormente sostenibili sia come processo produttivo che come eventuale riciclaggio dei manufatti realizzati, e quindi grazie a questi interventi di sostegno all'iniziativa industriale che la Regione Campania ha promosso, sicuramente riusciremo a mettere su una fabbrica intelligente per la realizzazione di un prodotto altresì intelligente. Intelligente per quale motivo? Perché le ali, per poter dotare di maggior comfort alla navigazione, saranno anche adattive, cioè leggeranno con dei sensori l'eventuale beccheggio o rollio dell'imbarcazione e ne correggeranno anzitempo le oscillazioni dell'imbarcazione stessa, quindi garantendo il comfort di navigazione, quindi maggiore comfort, maggiore sicurezza, maggiore autonomia di navigazione, e penso che la mobilità sostenibile sarà sicuramente portata quantomeno ad un livello superiore di quello attuale.